si rispettano le regole, in un territorio dove non si rispettano le regole, è inutile parlare di sviluppo. Lo vedete voi, che le piccole imprese, appena sono le piccole e grandi imprese, devono pagare il pizzo. Uno vuole fare carriera politica, deve andare a bussare alla porta di pelle un aiutino di destra e di sinistra. Le vogliamo dire queste cose? Ecco il senso che il calabrese vuole parlare. E come? Diciamocela con franchezza. Come si risolve il problema della mafia? Facendo professionismo dell'antimafia? Girando con la gerbera? Ho indossato la maglietta e io resto in Calabria. Oh no, alla mafia, ho la targa. Trovata. Qui non entra la mafia, è così. Osteggiando, questi signori sono stati i più acerrimi avversari della legge Lazzari. Sappiatelo. Perché la legge Lazzati nasce da una considerazione, e per fortuna l'ho avuto con me, assieme a me, Federico Stella, che l'ho fatto venire alla mezza, purtroppo è morto, Vittorio Greni, 4 articoli sul Corriere della Sera, Marco Vitale, professore, tutti veri questi, professori veri. Alberto Scembo, che mi ha seguito sin dall'inizio in questa battaglia. Perché guardate, è paradossale. La legge Lazzati ha colmato una lacuna del sistema, come ha evidenziato il professor Vittorio Greni, che mi ha voluto all'Università di Pavia perché spiegassi questa legge Lazzati ai suoi alunni. Il che mi ha gratificato come calabrese, perché credo che sia un fiore all'occhiello per tutti. Da una terra conosciuta come terra di mare è venuto il primo vero, concreto, serio progetto di lotta all'infiltrazione mafia politica. E lì ce ne sono in abbondanza. Lì ce ne sono in abbondanza, caralho. Aspettate che poi vi parleremo. 72 comuni sciolti per condizionamento mafioso in Campania. Verità amore. Né Bassolino né la Iervolino vi hanno mai parlato. 46 comuni sciolti in Sicilia, 47 in Calabria, 7 nelle Puglie. E il fenomeno ormai riguarda tutto il territorio del paese. Ma sapete che vi dico, il 93 la Lazzati, il progetto di legge Lazzati fu presentato per la prima volta al Parlamento il 16 febbraio del 1993. Il comune di Cerro Maggiore, un paese di 15.000 abitanti alle spalle di Milano, ha aderito al disegno di legge Lazzati, cioè mi muovevo non solo in Calabria. Adesso arrivano i professori, l'andrangheta padana, queste cose le dicevamo. La prima uscita fu a San Luca in Aspromonte con i giovani del centro studio Lazzati. Mia moglie, mia figlia che è morta, siamo andati a spiegare alla gente, ai pregiudicati di San Luca, che non dovevano raccogliere più il voto, fare attività di propaganda elettorale. Adesso si va a San Luca per turismo elettorale, ma noi ci siamo andati nel 1993, cioè 18 anni fa. Ci sono voluti 18 anni per convincere di quello che era una verità sociale, cioè tu mafioso.
non puoi né votare né essere eletto, però puoi raccogliere l'istrazione del legislatore, puoi raccogliere il voto del calcio. Ma che stato di diritto è? Per affermare questo principio ci sono voluti 18 anni e a volte mi sentivo come Don Chisciotte con ciò che lottava contro il mulino al vento. Per fortuna i giovani, ecco la funzione dei giovani, è vero, noi abbiamo dato, quelli della mia età hanno dato purtroppo modelli negativi. Non credo che siamo tanti, tanto credibili, però che cosa da questa osservazione bisogna però concludere concretamente? Si lotta per dei valori, cercando perché la società sarà diversa nella misura in cui voi volete che sia diversa. Voi siete i protagonisti, della costruzione di uno stato diverso, più equo, più giusto. Bisogna, prima di tutto, ecco, eliminare la metastasi, la cancrena della illegalità all'interno e all'esterno delle istituzioni, perché anche l'istituzione giudiziaria ha le sue responsabilità, perché se il malaffare ha acquistato baldanza, arroganza, è perché l'istituzione giudiziaria non è stata all'altezza. E non è, caro avvocato Iannotti, non è la funzione che qualifica l'individuo, bensì è l'individuo che qualifica la funzione. La funzione la qualifica chi fa in silenzio il proprio dovere, chi non strumentalizza i processi e poi si presenta alle elezioni politiche. Non strumentalizza i processi chi ha dato la vita, magistrati, forze dell'ordine, che hanno creduto a questa legalità e eticità. Ci credo, per fortuna, ci crediamo ancora. Però bisogna essere decisi, determinati. Questa al 15 e il 16 maggio si voterà con la legge Lazzaro. A Rosarno ha avuto il primo battesimo di applicazione. E mi diceva un funzionario di pubblica sicurezza romano, questa volta le nobili famiglie di Rosarno, cioè la famiglia dei Pesce, si sono tenute lontano dalle urne. Speriamo che il 15 e il 16 maggio, certo, io dico alle forze dell'ordine, agli uomini delle istituzioni, agli inquirenti, vigilate che sia applicata la legge Lazzaro. Non andate dietro a Gerber, a manifestazioni che non servono nulla. Può fare un
l'università dell'antimafia, spero forse, che insegnerà la Musella. La università dell'antimafia. Piero Grassi, che è il primo pubblico ministero della Repubblica, assicuri l'applicazione della legge Balzati. E ragione riuscirà a seguire al diritto un mio articolo sulla legge Balzati. Su, quindi vi prego, dove c'è una difesa, perché mi hanno lottato 8 deputati calabresi si sono defilati al momento del voto a Montecitorio e su internet vi potete vedere i nomi, i cognomi, conoscere. 2 senatori calabresi si sono defilati al momento del voto, però sono in prima linea, no alla mafia, no ai voti mafiosi. Anche Prodi, nelle elezioni ad aprile del 2005, non vogliamo i voti della mafia, declamò, il popolo applaudiva. Mi ha richiamato una pagina di Perla Bach, La Buona Terra, dove Guallungo Morente raccomandava ai figli: non vendete la terra, perché se vendete la terra è la fine. I figli si guardarono negli occhi e sorrisero. Accanto a Prodi c'erano pagine che poi sono stati arrestati. Si guardarono negli occhi e sorrisero. Ciò poi successe l'omicidio di Fortuna, poi successe l'arresto di Crea. Non vogliamo i voti della mafia, ecco il deterrente. Ma non vogliono, questa è una classe politica che non ha perso il pezzo di attingere in questi maledetti serbatoi. E se non interrompiamo questo inceccio perverso attraverso una normativa agile, dirompente, perché semina il panico la legge Lazzati? Lo dovete sapere, perché se non ci fosse la legge Lazzati il mafioso potrebbe fare attività di propaganda elettorale senza ricorrere all'intimidazione, ovviamente, così con la sola sua presenza, girando casa per casa. E sempre che questo interessamento non sia frutto di un accordo dovuto ad essere, tutto da dimostrare. Ecco perché l'ambito di applicazione semina il panico alla gelazzata, perché non occorre nella prova del 416 bis, che è una prova diabolica, né tantomeno del 416 ter, l'avvenuta elargizione di una somma di denaro, che è un'ipotesi alquanto rara, solo con gli zingari, poi sono sensibili, la mafia tende a parte, concorso, eccetera, eccetera. E allora se non ci fosse la legge avanzata, potrebbero fare tranquillamente. E poi sei nel panico, perché è di agevole applicazione, perché in ogni comune c'è l'elenco dei sorveglianti speciali. Quanti sono? 10, 15, magari. E allora durante, nelle caserme dei carabinieri hanno l'elenco, così nei commissariati di PS, durante la campagna elettorale, sorvegliano i sorveglianti.